Una delle attrici più famose del cinema italiano si è raccontata a cuore aperto nel salotto di Caterina Balivo. Per la prima volta, Vittoria Belvedere ha svelato il dramma vissuto tanti anni fa. Ecco cosa ha detto la conduttrice nel salotto di Vieni da me. Il dramma di Vittoria Belvedere a Vieni da me. Vittoria Belvedere è una delle attrici più famose del panorama televisivo. Nel corso della sua lunga carriera da attrice ha interpretato diversi ruoli di grande successo. Ospite di Vieni da me, programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, l'attrice ha parlato del dramma vissuto qualche anno fa. L'attrice ha vissuto un difficile momento della sua vita quando era incinta del secondo figlio. Vittoria si è ammalata quando ha scoperto di essere ipertiroidea, mangiava tanto ma senza ingrassare. Inoltre, l'ex conduttrice del Festival di Sanremo del 2002 ha confessato di avere anche un'altra patologia, il morbo di Basedow, ossia una patologia che provoca la fuoriuscita del bulbo oculare. Il momento più difficile dopo la nascita del suo primo figlio, Lorenzo. Nel salotto di Caterina Balivo, l'attrice ha parlato del momento più difficile della sua vita. Dopo la nascita del suo primo figlio Lorenzo i medici le hanno proibito di avere altri bambini. L'attrice ha deciso di non ascoltare i consigli dei medici e dopo poco ha scoperto di essere in dolce attesa della piccola Giulia. Tuttavia, mentre era sul set è accaduto qualcosa che ha cambiato per sempre la vita dell'attrice. Vittoria Belvedere ha spiegato cosa è successo. Poco dopo però, mentre ero su L7, la tiroide mi è esplosa. Il collo non c'era praticamente più, ero sfigurata e stavo molto male, ero nervosa. Mi hanno operata d'urgenza, oggi vivo sostituendo la tiroide. L'attrice ha affrontato con forza e coraggio questo difficile momento e ha dovuto sottoporsi urgentemente ad un'operazione per la sostituzione della tiroide. Sicuramente l'attrice troverà presto la forza necessaria per rinascere. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.